Buon pomeriggio a tutti ragazzi, eccoci qui, benvenuti come ogni martedì al consueto appuntamento, trading long e short sulle azioni italiane e americane in compagnia di Pietro Riglia. Io sono Riccardo Zago e mi scuso ovviamente per questo ritardo dovuto da un problema tecnico, ma siamo qui e possiamo subito iniziare la nostra operatività. Prima però do il benvenuto come sempre a Pietro Riglia. Buon pomeriggio Pietro. Ciao Riccardo, bentornato dopo le vacanze e Grazie. naturalmente ringraziamo chi è online a seguire il nostro appuntamento settimanale. Benissimo, tra l'altro, in questo appuntamento settimanale volevo anche far notare come sono state aggiornate le performance di luglio. Eccole qui. Le performance sono leggermente aumentate perché ci eravamo dimenticati di inserire i profitti dai dividendi. Quindi abbiamo anche ricevuto dei dividendi sulle operazioni che abbiamo fatto e quindi la performance è stata aggiornata. Il mese di luglio è stato ottimo per Wall Street, più 11,13%. Sul nostro capitale che porta a un profit del 19,26%. Benissimo, anche l'Italia, nel portafoglio Italia, come vedete qui, al momento siamo un più 18,11%. E se non sbaglio, anche il mese di siamo il 29, però possiamo già anticipare qualcosa, soprattutto per tutte quelle persone che ci seguono costantemente. Come andiamo a chiudere il portafoglio Italia nel mese di agosto, che è ormai alle porte, ormai è finito, e anche nel portafoglio Wall Street. Beh, intanto Portafoglio Italia potremmo chiudere qualche posizione tra oggi e gli altri 2 giorni. Al momento siamo abbastanza fermi, in un mese ricordiamocelo che ha visto i mercati scendere. Le sorprese arrivano da Wall Street, dove anche questo mese andiamo a realizzare performance vicine alla doppia cifra. Siamo intorno all'8-8,5% nel mese d'agosto, quindi ci porterebbero quella performance 19-8-27. Forse siamo sopra anche la performance dell'S&P 500 nel corso di questi 8 mesi. Beh, direi benissimo, quindi come avevamo detto, i forti movimenti di Wall Street possono portare poi effettivamente delle performance. Il trucco, non il trucco, ma comunque la nostra strategia, o comunque il pilastro della strategia di Pietro, è comunque quello di lasciar correre le posizioni. E poi lo vedrete anche questo mese, come il mese precedente, questa strategia dà i suoi frutti. Andiamo per ora a parlare di che cosa? Andiamo ora a fare un recap generale degli indici, partendo proprio dagli indici americani. Pietro, partiamo dal Nasdaq. Assolutamente sì, dobbiamo dire che il Nasdaq, allora, ricordiamoci, e non avevamo detto nell'ultimo appuntamento prima delle vacanze, prima delle ferie, che il mese di agosto e il mese di settembre potevano essere dei mesi caratterizzati da debolezza, da vendite per quanto riguarda i mercati azionari, in particolar modo quello che aveva corso più di tutti, ovvero il Nasdaq. Ricordiamoci che nel corso del 2023 era quello che aveva guadagnato in maniera esponenziale rispetto agli altri. Questa fase correttiva sembrerebbe aver portato i prezzi su degli importanti livelli supportivi, 14.500 punti, e vediamo se questi rappresentano livelli da dove poi il trend ritornerà appunto a crescere, però abbiamo avuto anche la, tra virgolette, fortuna, bravura di andare a chiudere molte posizioni quasi vicino a degli importanti top di periodo, anche perché avendo immaginato una fase di correzione per quanto riguarda il mercato tecnologico, su alcuni titoli che avevamo delle performance importanti, abbiamo preferito prendere beneficio. E però, nonostante il rimbalzo di queste ultime 2 settimane, massima attenzione perché abbiamo ora 3 giorni fondamentali: mercoledì, giovedì, venerdì. Domani c'è il PIL americano secondo trimestre, i dati del lavoro, e ricordiamoci che Powell ha detto: ora saranno i dati macro a guidare le mosse della Federal Reserve. Quindi è importante andare a capire cosa ci dirà l'economia americana. C'è anche un dato importante che è quello dei salari, salari e consumi, quindi quello è un mix che ci fa capire anche l'inflazione a che punto è.
oltreoceano, e poi giovedì in Europa abbiamo l'inflazione europea. Quindi saranno 3 giorni in cui la volatilità tornerà a crescere. Io ti dico la verità, pensavo che il Nasdaq potesse scendere un po' di più rispetto a quello che è sceso, perché è una normale correzione dopo quel rally che ha caratterizzato gran parte del 2023. Mi aspettavo una correzione leggermente più profonda. Durante questa settimana abbiamo visto la scorsa settimana i dati di Nvidia, noi lo abbiamo sotto osservazione perché i dati sono stati ottimi. Un outlook importante, ma la cosa, l'elemento secondo me fondamentale è uno. Dimmi se sbaglio, Riccardo, visto che poi tu il Nasdaq lo conosci forse meglio di me, il buyback che la società mette in campo, un buyback importante. Quindi questo cosa vuol dire? Che forse per loro i prezzi attuali sono ancora prezzi a saldo, a sconto. Allora, la mia view è la seguente sul Nasdaq. Come hai detto tu, beh, sul fronte di Nvidia comunque intendi il buyback, giusto? Sì. Sì, io sono convinto che Nvidia a questi prezzi non è così sopravvalutata, anche rispetto agli eventuali utili che farà in futuro. Però, insomma, un po' di prese di beneficio, a mio avviso, avrebbero senso. Nello specifico, però, sul Nasdaq, come hai detto tu, anch'io mi aspettavo un ribasso più pronunciato e secondo me c'è ancora tempo per scendere. Quindi, almeno fino a qua, questa è la mia view, fino a quando i prezzi non torneranno sopra il livello D, che vediamo qui, al di sopra dei massimi della settimana scorsa, quindi sto parlando di 15.380, 15.400. Io farei molta attenzione, insomma, a posizioni rialziste multi-day per quanto riguarda l'indice, ovviamente, perché adesso vedremo un attimo se da qui fino alla fine di settembre ci saranno ulteriori ribassi. Ricordiamo che statisticamente il mese di settembre è uno dei peggiori mesi per quanto riguarda gli indici azionari, non solo il Nasdaq, ma diciamo in generale. Quindi abbiamo questo dato statistico, vedremo se il Nasdaq riuscirà o meno a oltrepassare la soglia dei 15.400, però qualora i prezzi dovessero rompere al ribasso i minimi precedenti, quindi andare a 14.670, attenzione perché c'è un bel po' di spazio. Tutto questo però non vuol dire che il trend di ampio respiro è cambiato, perché guardate qui, andiamo a vedere il time frame settimanale, che cosa notiamo sul time frame settimanale? Che dai massimi siamo scesi veramente molto poco, quindi questa è una fisiologica correzione normalissima che potrebbe anche prolungarsi, magari anche fino in area 14.000. Vedremo in quanto tempo. La cosa, beh, non di cui sono certo, ma la mia visione al momento è che qualora i prezzi dovessero ritornare in area 14.000, potrebbe essere un'ottima occasione di acquisto per andare a rivedere. Magari il Nasdaq a segnare nuovi massimi storici entro la fine dell'anno. Ovviamente, bisognerà capire anche, come diceva Pietro, l'inflazione, tutti i dati macroeconomici più importanti, perché se torniamo a vedere un'inflazione che sale, è ovvio che aumenteranno ulteriormente i tassi di interesse sopra il 5,5-6%. Capirete bene che il comparto azionario sarà messo sotto pressione e quindi la mia view ovviamente sarà compromessa, però per il momento, qualora l'inflazione non dovesse tornare a salire così tanto e i tassi di interesse non dovessero essere alzati ulteriormente, in quel caso la mia view rimane rialzista. Questo è il quadro, ecco, Pietro, non so cosa ne pensi qui. Assolutamente sì, no, è perfetta perché l'area dei 14.000 punti sarebbe veramente un'area interessante e ricordiamoci sempre, perché tu lo sottolineavi, il trend primario rimane a rialzo, perché se dovessimo tirare una trend line che parte dai minimi del 2023, ancora i prezzi sono abbondantemente sopra. Tu parlavi di tassi di interesse nel caso in cui l'inflazione dovesse salire, non dimentichiamoci quello che ha sempre detto il numero uno di JP Morgan. Nei mesi passati, eravamo durante fine inverno, inizio primavera, quando aveva detto: attenzione, la Federal Reserve potrebbe alzare i tassi anche al 6 e oltre per cento. Quindi ricordiamocelo, loro sono le mani forti, bene o male conoscono meglio di noi il mercato, e quando il numero uno di JP Morgan ci dice questo,
bisogna sempre metterlo in un angolo, questa dichiarazione, e poi ritirarla fuori al momento opportuno. Corretto, benissimo. Dopo aver visto il Nasdaq, allora direi che possiamo passare invece ai mercati europei. E nello Assolutamente. specifico andiamo a vedere il nostro FTSE MIB. Qui il FTSE MIB, Pietro, ha testato la soglia dei 27.000, qui 27.600, 27.000 è una zona supportiva molto molto importante, quindi ottimo rimbalzo. Qual è la tua view sul nostro indice? Allora, oggi stiamo dando un segnale importante perché abbiamo rotto delle importanti resistenze, 27 e 28.650, 28.700 punti, ci stiamo confermando, il grafico è abbastanza chiaro, potremmo, ora c'è il test del super trend, 28.900-29.000 punti, dovessimo superare quei livelli sicuramente aumenterebbero un'altra volta le possibilità di andare a rivedere quei top degli ultimi 15 anni che abbiamo toccato durante il mese di luglio. Però attenzione, c'è un piccolo neo. Sì, ci sono, è il periodo estivo, quindi i volumi sicuramente sono bassi, però il rimbalzo, il recupero che noi abbiamo visto durante queste giornate è arrivato con volumi abbastanza ridotti. Quindi farei attenzione anche a questo. Io ho fatto la premessa che il periodo estivo solitamente è contrassegnato da volumi bassi, però anche i volumi di ieri erano 1.400.000.000 di controvalore, sono volumi veramente minimi, minimi delle ultime 2 settimane. Quindi massima attenzione, però fin quando le banche dettano il ritmo al nostro mercato, non lo sappiamo benissimo, il nostro mercato può continuare a performare meglio degli altri indici principali. Al ribasso farei massima attenzione all'importante soglia dei 28.000 punti, perché è un'importante soglia psicologica, e quindi sotto quei livelli poi si potrebbe aprire nuovamente le porte ad una fase di debolezza che ci riporterebbero, dove hai detto tu, ovvero i minimi degli ultimi 2 mesi, 27.500-27.600 punti. Benissimo, prima di andare ad analizzare i titoli che solitamente, anche in base alle vostre richieste, andiamo ad analizzare, vorrei parlarvi di Bitcoin, ma indirettamente, per cercare di capire se possiamo trarne vantaggio anche andando a speculare al rialzo o al ribasso sulle azioni che sono e le società che di conseguenza sono legate alla criptovaluta per eccellenza o comunque alle criptovalute in generale. Ha fatto molto discutere ovviamente e farà ancora molto discutere la richiesta di BlackRock alla SEC di approvare un ETF che replichi il sottostante, quindi che replichi fisicamente il Bitcoin, e siamo in fase di approvazione, in fase insomma di discussione tra le parti. Venerdì la SEC si pronuncerà con una prima risposta, probabilmente rimanderà più avanti nel tempo, ma la cosa molto importante è che in realtà è più forte di un'istituzione, ma un'azienda come BlackRock, che gestisce 10.000 miliardi, una somma che non riesco neanche bene a capire quanti sono. BlackRock, eccoci qui. È comunque un segnale, a mio avviso, rialzista in ottica speculativa per quanto riguarda la criptovaluta per eccellenza. E dovete anche sapere che BlackRock, però, nel frattempo non è che si è fermato, non è che sta aspettando l'approvazione dell'ETF per comunque avere Bitcoin in generale, ma tutti sanno che nel corso del tempo la stessa BlackRock, che è famosa ovviamente per le acquisizioni di altre aziende, partecipazioni in grosse aziende, ha anche delle partecipazioni abbastanza importanti nelle aziende che sono legate al mining di Bitcoin, ecco, come le aziende che sono legate all'oro, insomma, che minano l'oro. In questo caso abbiamo aziende che sono legate al mining di Bitcoin, quindi all'estrazione della criptovaluta. Senza poi entrare nei tecnicismi, però andiamo a capire quali sono le aziende in cui BlackRock ha investito
e come sono messe dal punto di vista tecnico, dal punto di vista grafico e volumetrico. E quindi ce ne sono alcune, ma andiamo su quella più capitalizzata. Stiamo parlando di aziende che hanno una bassa capitalizzazione, ma la prima è Riot Blockchain. E di questa azienda BlackRock detiene il 6%. Poi abbiamo anche un'altra, anzi andiamo a prenderla subito. Eccolo qui, Riot Blockchain. Eccoci qua, ho detto a Pietro, dai un'occhiata a questo titolo perché nel lungo termine, anche nel medio termine, potrebbe darci qualche segnale al rialzo interessante. Nelle ultime settimane ha avuto un brutto crollo, ma sta testando delle zone supportive interessanti, nello specifico la soglia dei 10 dollari per azione. Cosa ne pensi di questo titolo, Pietro? E noi lo sai che ce l'abbiamo in watchlist, che naturalmente ho seguito naturalmente il tuo consiglio, l'ho studiata, l'abbiamo messa fin da ieri sotto osservazione come nel nostro portafoglio di Wall Street. Credo che questa fase ribassista sia quasi chirurgica perché, come dicevi tu, ha riportato i prezzi su degli importanti livelli supportivi, che sono poi gli ex massimi che abbiamo registrato durante il 2022, quindi sicuramente è un segnale importante la tenuta di questi livelli. Quindi la soglia di 10-10,20 dollari potrebbe rappresentare, in caso di inversione, quindi con la formazione di una figura di inversione, un pattern, chiamiamolo col suo nome, che potrebbe poi mettere in un angolo questa fase correttiva partita da degli importanti livelli, perché ricordiamoci che solamente qualche settimana fa eravamo sui 20 dollari, quindi ha perso quasi il 50% del proprio valore. Quindi siamo su dei livelli supportivi importanti che io monitorerei con molta, molta attenzione, perché la tenuta, la base, fare una base su questi livelli con i volumi che poi stanno scendendo potrebbe appunto essere anticipatore di un movimento importante al rialzo. Quindi è un titolo che mi piace veramente tanto. Quindi teniamolo sotto osservazione. Come vedete, anche allargando il grafico dal punto di vista tecnico, chiaramente si muove molto, si muove in maniera, diciamo, molto simile rispetto al movimento, di Bitcoin. La cosa che però mi interessa particolarmente è questo aumento dei volumi nella, seconda parte, o comunque dopo il primo trimestre del 2023. Vedete che c'è stato un aumento considerevole dei volumi di contrattazione, adesso in lieve, adesso in discesa, ma è un'azienda da tenere sotto osservazione. Essendo anche un'azienda molto piccola, è anche un'azienda, i prezzi possono essere anche molto volatili. Infatti, vedete, come diceva Pietro, in poco tempo è passata da 20 a 10 dollari, a 10 dollari per azione. Quindi, occhio, perché è un'azienda molto volatile. Quindi, magari andiamo a rischiare un po' meno, però è sicuramente da tenere sotto osservazione. Non entriamo long né su questa né sulle altre quattro aziende, ma lo faremo nei tempi opportuni, perché BlackRock, oltre a Riot qui, ha anche Marathon Digital Holdings con il 6,5%. Quindi ci sono delle aziende interessanti da vedere. Ovviamente, un'azienda da 2 miliardi, capite bene, quindi bassissima capitalizzazione, capite bene che performance può avere anche solo rispetto a Bitcoin, molto ma molto più alte. Ed è questo che noi stiamo cercando, facendo un po' di speculazione. Non ci interessa l'idea delle criptovalute in questo frangente, non ce ne frega niente. Noi dobbiamo solo speculare o al rialzo o al ribasso. E a mio avviso questi titoli possono darci grandi soddisfazioni. Quindi occhio, mettiamoli nella watchlist. Poi, se volete seguire la nostra operatività, volete sapere quando entrare in posizione, dove andiamo a posizionare gli stop loss, dove andiamo a posizionare i target, tutto quello che volete, vi ricordo che c'è il servizio che trovate qui, Pit Trading, trading di situazioni italiane e americane, sia long che short. Solo per questo, anzi per gli ultimi 3 giorni, 2 giorni, insomma fino alla fine del mese, facendo l'abbonamento annuale, che costerebbe 1.188, ma ci date fiducia per un anno, quindi abbassiamo il prezzo a 799 euro,
vi regaliamo, e mancano pochi giorni, vi regaliamo anche il corso completo che ha fatto Pietro proprio sulle azioni, su questa strategia sostanzialmente, dal valore di 699 euro. Ultimi 2 giorni. È la prima volta che abbiamo fatto questa promozione e molti di voi hanno aderito, quindi grazie mille. Siamo contenti di questo. Stiamo facendo un ottimo lavoro all'interno del servizio e vedrete che ci saranno delle belle novità. Quindi, se volete seguirci, sapete come fare. Detto ciò, però, dopo aver parlato del mining, delle aziende legate a Bitcoin, direi che possiamo andare avanti. Cosa andiamo a vedere, Pietro? Dobbiamo parlare anche di Telecom Italia, perché ci sono delle grosse novità. Assolutamente sì, perché dopo tanti anni, dopo alcuni decenni, il governo tramite il MEF, tramite quindi il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entra nella partita della rete, 20% del capitale è intorno ai 2,2-2,3 miliardi. L'importo però è un'entrata importante, l'azienda strategica, quindi un asset strategico, e l'azienda e il MEF, nonostante sia un azionista di minoranza, potrà bene o male dettare le regole su tutto quello che poi verrà preso, ricordiamoci, dall'azionista di maggioranza, perché qui c'è il fondo americano KKR, che è l'azionista di maggioranza e che quindi insieme allo Stato poi detterà il ritmo alla società. È interessante il titolo perché finalmente la vendita potrebbe avere un impatto importante sul debito, perché ricordiamocelo sempre che nel corso degli anni l'ampio, il forte debito presente sulla società più volte aveva avanzato possibili aumenti di capitale. Noi sappiamo benissimo che quando c'è un aumento di capitale il valore del titolo perde valore, e quindi c'erano questi problemi. Naturalmente non è che con lo scorporo della rete è tutto finito, perché ricordiamoci sempre ci sono gli azionisti. I primi azionisti di Telecom sono i francesi di Vivendi, che ricordiamoci chiedevano per la rete 31, 32, 33 miliardi di euro. Qui ci siamo fermati intorno ai 22, 23 miliardi, quindi devi trovare anche l'accordo con Vivendi. Quindi vediamo se sul titolo Telecom, che noi abbiamo trattato nei mesi passati chiudendolo in buon guadagno, ci possono essere le possibilità o long o short, perché oggi ci siamo portati al test di alcune importanti resistenze, non le abbiamo breccate. I massimi d'agosto potrebbe anche esserci quel famoso classico sell on news che può aprire anche le porte a prestiti benefici e quindi poterle sfruttare per eventuali operazioni ribassiste. Benissimo, dopo Telecom Italia dobbiamo assolutamente parlare di Tesla, titolo che è tornato al di sotto della soglia dei 250 dollari per azione. Siamo in questo momento in area 237, ma dobbiamo parlare di questo titolo per quale motivo? Perché Tesla sta facendo passi, anzi, ha fatto dei passi da gigante per quanto riguarda la guida autonoma e grazie alla diciamo grazie all'intelligenza, grazie al loro software di intelligenza artificiale, le tempistiche si accorciano per quanto riguarda la guida autonoma dei loro futuri robotaxi, che il mercato prezza già perché a questi prezzi, insomma, è un PE abbastanza alto, ma le tempistiche potrebbero accorciarsi notevolmente. Quindi anche Tesla sta lavorando per essere più efficiente grazie all'intelligenza artificiale, come sta facendo Microsoft, Palantir e tante altre aziende. A livello tecnico, come siamo messi sul titolo Tesla? Stavo guardando sugli altri monitor perché noi l'abbiamo, era quello che ti dicevo prima, e il motivo per cui noi durante il mese di agosto abbiamo quella importante performance superiore all'8%, che è la media, perché noi abbiamo chiuso Tesla a
acquistandola a 172,50, l'abbiamo chiusa l'11 d'agosto a 248,15 con una performance del 44%, per esattezza 43,9%. Quindi, ed è la seconda operazione che abbiamo fatto nel 2023 su Tesla, perché la prima ci aveva portato un guadagno del 41,7 nello spazio di pochi mesi, dal 18 gennaio al 15 marzo. Quindi siamo abbonati positivamente a Tesla, l'abbiamo venduta, però noi nei nostri commenti finali che facciamo con gli abbonati al portafoglio l'abbiamo nuovamente rimessa sotto osservazione, perché tu più Certo. volte tessi le lodi di Tesla, perché non è solamente un'azienda automobilistica, non è solamente elettrico, tu hai più volte ci hai detto tutto quello che c'è dietro a Tesla, anche a livello di energia, tutto il resto, quindi eventuali fasi correttive per noi rimangono sempre delle valide occasioni d'acquisto. Ed il ritorno verso i minimi che abbiamo registrato durante il mese d'agosto, bravissimo, che poi corrispondono agli ex massimi che abbiamo toccato nel mese di febbraio, potrebbero rappresentare nuovamente delle occasioni per rientrare sul titolo Tesla. Perché anch'io, come dici tu, credo che nel corso dei prossimi anni questi sono valori che saranno veramente minimi rispetto a quello che Tesla, se dovesse poi confermare tutto ciò che è sul campo, dirà e darà appunto nei prossimi anni. Quindi è un titolo che per noi rimane sotto osservazione. Se non dovesse andare, non dovesse tornare su quei livelli supportivi, naturalmente noi andiamo a valutare il livello del super trend, perché il superamento del livello del super trend ci darebbe un segnale di forza, e lì potremmo entrare sulla forza come abbiamo fatto nella seconda entrata, quando siamo entrati appunto breccando al rialzo delle importanti resistenze. Antonio chiede, Tesla è da comprare a 230. Io direi che possiamo aspettare anche un po' di più, senza fretta. Magari Anche 230 potrebbe. 2,15. Esatto, anche 215 potrebbero essere dei livelli interessanti, però vediamo un attimo come ci arriva, come chiude la giornata. Insomma, è importante capire anche la reazione dei mercati, cosa fa il Nasdaq. E insomma, vedremo, vedremo. Non possiamo dare un livello preciso in questo momento, ma rimane comunque, come sempre, nella nostra watch list. Sandro chiede una view di Pietro su Exxon Mobil Corporation. Allora andiamo a vederla. Allora Exxon. vado a trovare il grafico. Se tu intanto lo metti, intanto io lo trovo dall'altra parte, l'altro monitor. Eccolo qua, dovrebbe essere questo, giusto? Sì. ExxonMobil. Exxon Mobil in trend laterale nell'ultimo periodo. In questo momento dovrebbe quotare 109 punti. 109,17. Eccolo qua, sì, ci Pre-open siamo. 195, sì. Sì, bella, bella segnalazione. Soprattutto perché il titolo sembra aver ripreso quel trend rialzista che si è innescato nel mese di luglio, eravamo vicini alla soglia dei 100 dollari, e ora serve un ulteriore sforzo, ovvero portarci prima sopra le prossime resistenze poste in aria a 110,50 e a proseguire i top degli ultimi mesi oltre 112 dollari. Se dovessimo superare questi livelli, credo che ci sarebbe un rafforzamento importante della struttura grafica del titolo, e a quel punto io non mi sorprenderei di vedere il titolo ritornare sui top che abbiamo toccato nella primavera di quest'anno, ovvero l'area dei 120, 110-120 dollari, quindi da questo 120-125 dollari, quindi da questo punto di vista importante il superamento delle prime resistenze, sopra le quali appunto avremmo una prosecuzione, un rafforzamento di quel trend, di quella gamba rialzista che appunto si è innescato dalla soglia dei 100 dollari. Quindi bravo per la segnalazione, bel titolo, settore abbastanza caldo, quindi monitoriamo anche questo. Benissimo, ho accennato qualcosa all'intelligenza artificiale di Tesla. Tempo fa avevamo parlato anche di Nvidia. Direi di passare a Nvidia e
a Palantir, però prima andiamo su Nvidia per vedere qual è stata la reazione. Siamo ancora molto vicini ai massimi storici perché abbiamo raggiunto un massimo in area 515, ma non siamo scesi sotto i 450, quindi i prezzi sono ancora molto molto alti. Andiamo a vedere anche un time frame settimanale. Eccoci qui, un rialzo incredibile. Comprare da qui potrebbe non avere senso, un po' troppo tardi, ma lo teniamo sotto osservazione. Dov'è che impostiamo qualche alert, magari? Ti ricordi Riccardo quando dicevamo dopo i dati del primo trimestre che sicuramente saremmo arrivati sui 500 dollari? Cioè, non è che avevamo la palla di vetro, però quell'outlook che la società aveva dato sicuramente alla fine del primo trimestre, l'outlook sul secondo trimestre sicuramente ci avrebbe portato lì. Io credo che i dati che Nvidia ha presentato siano stati veramente dati ancora una volta superiori alle attese. L'outlook sul trimestre in corso è ancora positivo. Io ti dico, magari ci fossero delle importanti prese di beneficio. Allora, 4,50 forse siamo abbastanza vicini, ma io credo che una buy opportunity veramente, veramente importante sarebbe un ritorno verso i 400 dollari. Certo, serve anche un indebolimento del mercato, perché al momento siamo abbastanza distanti da questi livelli, però lì abbiamo super trend, sarebbero delle importanti livelli supportivi, soglia psicologica importante, rischio rendimento dalla nostra parte, sarebbe veramente un livello su cui intervenire appunto sul titolo Nvidia, magari appunto arrivasse e tornasse su quei livelli, però questo è un titolo che ha una forza incredibile e E veramente fa fatica anche a scendere. continuerà a far fatica a scendere. Come abbiamo visto, questa è la mia view. Apple, negli ultimi anni non è mai scesa sostanzialmente. Ogni ribasso veniva riacquistato e a mio avviso il futuro per Nvidia Sì. sarà proprio questo. Passiamo invece a un titolo che soffre un po' di più, che non fa soldi come Nvidia, che fa anche delle cose completamente diverse dall'azienda. Le due società sono in due ambiti diversi, diciamo, ma è da un po' di tempo che la sto tenendo d'occhio, perché vi ricorderete che vi avevo detto: attenzione, attenzione, che il buon titolo, che la buona Palantir, con un considerevole aumento che avevo segnalato qui di volumi, stava dando grande soddisfazione agli investitori. Ho detto: occhio, non compriamolo subito, aspettiamo il famoso ribasso degli indici che inizia ad agosto, tra agosto e settembre, e su quei ribassi cerchiamo di capire se, grazie allo studio dell'analisi tecnica, dell'analisi volumetrica, chiaramente poi anche l'analisi fondamentale, ci sono o ci potranno essere delle occasioni per comprare long, per comprare e quindi entrare long sul titolo Palantir. Al momento, dopo aver raggiunto l'incredibile soglia dei 20 dollari per azione, siamo scesi ulteriormente, siamo scesi a 15, anzi in realtà abbiamo toccato anche i 14. Secondo me può continuare a scendere. Per quale motivo? Vi faccio vedere un attimo, secondo me, che cosa dice la price action. Vedete che tutta la zona compresa tra i 18 e i 20 è una zona dove i prezzi hanno testato molte volte la settimana del 17 luglio, la settimana del 31 luglio, un'altra settimana il 14 agosto, un'altra settimana il 21. Tutti questi test sono stati clamorosi. Tutti questi tentativi di rottura al rialzo sono stati clamorosamente respinti. E guardate le ultime 2 settimane dove ha chiuso sui minimi della settimana, o comunque molto vicino ai minimi. Quindi, qualora l'indice tecnologico Nasdaq dovesse continuare la sua discesa, secondo me anche il titolo Palantir potrà continuare a scendere. Però attenzione, perché se la rivediamo intorno alla soglia degli 11, 12, insomma su questa zona supportiva, chiaro che ce n'è già una qui a 13 di zona supportiva. Vediamo come reagisce. Però secondo me potrebbe essere un'ottima opportunità quella su Palantir, che può durare, insomma, per il rally di fine anno, qualora ci fosse, perché non è detto che ci sarà il rally di fine anno quest'anno sui mercati finanziari, proprio per i motivi di cui abbiamo discusso prima, l'inflazione, l'aumento dei tassi di interesse, eccetera, eccetera, eccetera. Però, Pietro, cosa ne pensi del titolo Palantir?
No, fanno specie quei volumi che noi vediamo sul grafico, dove poi si è innescato quell'importante rimbalzo dai minimi di periodo. La fase correttiva per me potrebbe essere una buy opportunity. Il primo livello che tu dici, 13, 13 e 30 dollari, è un primo livello supportivo. Poi abbiamo gli altri target che sono vicini anche agli 11, agli 11 dollari. E ricordiamoci che ha tanti contratti con l'amministrazione americana, se non sbaglio, quindi da questo punto di vista il futuro è roseo, quindi da questo punto di vista monitoriamola, perché anche qui ci potrebbero essere delle importanti sorprese e positive. Quindi prime 13, 13 e 30, se non dovessero tenere, l'altro livello supportivo importante tra i 10 e l'11, che potrebbe rappresentare una buona base dove poi eventualmente il titolo potrebbe riprendere la strada dei rialzi. Benissimo, allora io vedo qui nei punti che abbiamo selezionato per oggi anche il titolo AMD, questo sì è un concorrente è un concorrente di Nvidia al 100% e andiamo a vedere che sta succedendo perché noi qui abbiamo preso un rialzo notevole dalla soglia degli 81, non mi ricordo quando siamo usciti ma comunque abbiamo Te lo fatto dico un... subito, te lo dico subito perché lo stavo guardando. Noi siamo usciti dal titolo AMD nel mese di luglio, siamo entrati a 81, siamo usciti sopra 111 con una performance del 37,3%. Quindi anche su AMD abbiamo fatto un ottimo lavoro. Questa candela non mi sembra per niente buona. Comunque la seduta del 24 agosto, che poi è la stessa seduta che è negativa che avete, importante che avete visto sul Nasdaq, ha compromesso, a tuo avviso, il trend rialzista o queste sono delle prese di beneficio? E non dico da questi livelli, ma vedremo da dove insomma i prezzi torneranno a salire. No, la rottura di quegli importanti supporti, dal mio punto di vista, dei 110-109 dollari, ha indebolito il quadro grafico e ha una forte relativa in diminuzione, in discesa, e prima riusciva a seguire in maniera abbastanza importante i movimenti di Nvidia, non li segue più, anzi, e quindi da questo punto di vista, quando vediamo un settore come quello di Nvidia che va al rialzo, che tiene bene le posizioni, e dall'altra parte un titolo che ora fa fatica a seguire queste performance, sicuramente un campanello d'allarme inizia ad esserci. Fin quando si conferma sotto i 109-110, questa fase correttiva può proseguire. Attenzione alla soglia dei 100 dollari, oggi siamo a 103,13 al momento, quindi seguiamo anche in questo caso l'eventuale test dei 100 dollari, perché poi tornerebbe a testare gli ex massimi che abbiamo fatto nel mese di marzo. Quindi lì vediamo se tengono questi livelli, se si realizza un pattern, se c'è una base, perché naturalmente poi i fondamentali sono buoni, non è che è una società che è tornata a non essere buona. I fondamentali sono buoni, quindi 100 dollari potrebbero rappresentare, soglia psicologica, un importante livello da monitorare, osservare long su tenuta e pattern di inversione. In caso contrario, visto che noi operiamo sia al rialzo che al ribasso, però in gran parte del 2023 abbiamo operato al rialzo, conseguendo i mercati, però sotto i 100 dollari si potrebbero aprire strade ribassiste e quindi possibili operazioni short. E con questo possibile short da tenere sotto osservazione, poi ricordo che se siete all'interno del servizio Pit Trading verrete chiaramente avvisati quando entreremo, direi che per oggi abbiamo visto tutto e ovviamente rinnoviamo l'invito al prossimo webinar del martedì, però se volete operare insieme a noi o comunque seguire tutta quella che è la nostra operatività, che quest'anno sta andando veramente molto bene, vi invito, insomma, tra l'altro avete anche la possibilità di avere il corso in regalo per questi ultimi 2 giorni. E che dire, Pietro, direi che abbiamo visto tutto per oggi. Sì, ti chiudiamo regalando una chicca, dicendo a chi ci sta seguendo di guardare il titolo Saras.
Noi ce l'abbiamo in portafoglio, l'abbiamo venduto in guadagno, l'abbiamo ripreso sulla correzione. E perché? È il titolo più shortato del mercato italiano. Sta però salendo in maniera incredibile con volumi forti. Il nostro indicatore delle mani forti ce l'ha segnalato nelle giornate passate, si sta confermando questo. Oggi va a breccare i massimi degli ultimi 4 mesi. Apre le porte ad un possibile test verso area 1,50, diminuzioni ieri delle posizioni short, però rimane sempre un titolo shortato. Short squeeze, speculazione, chi lo sa? Noi diciamo però di seguire il titolo perché qui le sorprese non sono finite. E con questo, ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio mille Pietro per aver partecipato anche quest'oggi. Grazie Pietro. Grazie a te, Riccardo. E ragazzi, buona serata, buon trading a tutti. Mi raccomando, Pietro, aggiorniamo anche le ma tanti stanno aspettando l'aggiornamento delle posizioni degli istituzionali nel gruppo, perché noi mandiamo anche Andiamo quelle, subito a fare ovviamente. l'aggiornamento. Andiamo a fare subito l'aggiornamento degli hedge fund che stanno shortando, che stanno chiudendo le posizioni short sui titoli. Buona giornata e buon trading a tutti.